Buongiorno, siamo al 10 ottobre, ti mostro questa pianta di leccino che abbiamo qui nel prato, quindi è costantemente innaffiato tutta l'estate e qui non sono stati fatti trattamenti. Ormai è arrivato al periodo della raccolta, sono maturate, sono nere. Il problema è che è l'unica pianta di leccino che ho qui, non posso raccogliere tutte le altre che sono amare. Solo per questo, mi conviene più che altro aspettare che l'olivastra, l'albero di Simone più in fondo maturino, così poi quello che rimane della leccina raccoglieremo. Hanno iniziato anche un po' a perderle, un po' perché cadono, perché sono mature, un po' perché c'è la mosca. C'è la mosca. Ti faccio vedere la differenza dell'oliva a punta e quella no. Qui puoi trovare video interessanti sull'agricoltura, sull'altra mia passione che è la pesca, sul fai da te e molto altro. Considera l'iscrizione per supportare il canale, tanto è gratis. Allora, ho preso due olive, una completamente verde col buchino e un'altra già in uno stato un po' più avanzato, diciamo. Vediamo se riusciamo a trovare i nostri amici. Qui c'è già un buco di fuoriuscita. Questo è proprio il bozzolo, le uova si sono schiuse, è cresciuto il verme, ha mangiato, dopodiché si è trasformato in mosca ed è uscito fuori. Questo è, diciamo, il bozzolo, vedi? Vediamo quest'altra. Stavolta l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato vivo. Questa è la larva. Questa è la larva. Questa è la larva. Questa poi avrebbe fatto quel bozzolo che abbiamo visto e poi avremmo visto un buco dove ormai la mosca formata sarebbe uscita fuori. Guarda, eccolo il verme. Si sta nutrendo, dopodiché quando è pronto si fa il bozzolo e poi va via. Questo è un bozzolo pieno. Qui c'è un altro verme, un'altra larva che si sta per sviluppare mosca e sta per andare. Quindi qua abbiamo due punture. Come possiamo accorgercene, vedi? Olive verdi. E poi, vedi, qua sicuramente c'è il verme. Vediamo se queste sono punture attive oppure sono punture non andate a segno, nel senso che non si è sviluppata la larva. Eh no, guarda qui. Qui è proprio lo stadio ancora prima di quello che abbiamo visto. C'è il verme pronto, appena schiuso, che inizierà a mangiare. Ma è assurdo, è assurdo. Eppure da fuori sembrava, vedi? Oh, stanno bene le mie olive. Guarda dentro. Un po' a luglio, un po' ad agosto, andavano fatto qualche trattamento. Però non è stato fatto perché qui il padrone vuole tutto biologico e quindi è consapevole che insieme all'olio si mangerà anche i vermi. Allora, le olive qua trattate, stessa qualità, olivastro. Guarda qui, sono ancora in uno stato primario, cioè rispetto a quelle altre che sono innaffiate, sono molto più piccole. Una molto più piccola. Vediamo se riusciamo a trovare qualche buco e poi scavare col coltello per capire se c'è dentro qualcosa. Vediamo cosa troviamo. Abbiamo trovato questa. Vediamo che cosa sei tu. Sei un'oliva con la mosca o sei solo danneggiata? Vediamo. Qui non c'è niente. Mi sembra più che altro un danno di pioggia, grandine. Niente. È solo cresciuta male questa. Non c'è mosca. Questa è sempre l'olivastra. No, stanno bene le olive. Se le tratti stanno bene. Vediamo qua.
Qua sembra che c'è un buco. Vediamo. Ma non credo, questo sarà danneggiamento. Vediamo. Sì, l'oliva è sana, è solo un'ammaccatura. Si ammaccano, si ammaccano. Le olive trattate stanno bene. Ti ho fatto vedere un po' una panoramica delle varie varietà, la leccina e l'olivastra, in che condizioni sono? Gli alberi trattati dagli alberi non. Gli alberi non trattati, anche se abbiamo avuto temperature al di sopra dei 30 gradi, che è il motivo per cui la mosca non attacca, non punge. Anzi, ti invito a vederti il video di quando la mosca attacca, è un po' più completo. Però lì nel prato abbiamo sempre l'irrigazione giornaliera da giugno fino a... stiamo continuando a innaffiare, quindi acqua sempre a go go, aria un po' più fresca, e lì la mosca abbiamo visto che ha fatto molti più danni, anche se rispetto agli altri anni è di meno, perché evidentemente comunque le temperature molto alte l'hanno tenuto un po' sotto controllo. Qui invece nel terreno, cioè, non ne abbiamo avuto proprio problemi, perché ho fatto il trattamento ai primi di settembre, ora stiamo al 12 ottobre. Ero indeciso se farne un altro, però la stagione sta anche anticipando perché non ha piovuto, o meglio, ha piovuto pochissimo e quindi l'oliva ormai sta arrivando subito a maturazione. Non ha motivo di crescere. Se io innaffio, l'oliva cresce, quindi ritardiamo la maturazione. Qui ormai stanno quasi per arrivare, anche se ci dovesse stare un attacco di mosca. Comunque sarebbero veramente poche le olive colpite, perché sto per raccogliere. Bene, link sotto in descrizione, iscriviamoci a sto canale perché qui i video, cioè ragazzi, chi è che ti fa vedere dal vivo con pazienza tutte queste cose? Ma chi è? Iscriviamoci a sto canale così mi fai contento e non ti costa nemmeno niente. Ci vediamo alla prossima e sempre in gamba. Ciao, wa, yo!